laurea mai presa. La scuola la apprezzi sempre dopo, quando ormai non la frequenti più. Se a casa pensano che studiare sia un po' una perdita di tempo, come capisci che quelli potrebbero essere gli anni più spensierati e allo stesso tempo più proficui della tua vita? Un mio prof ci aveva provato, ma se cerchi l'indipendenza per sfuggire ad una vita soffocante, le possibilità di resistere, frequentando lezioni contemporaneamente in due aule diverse e andando poi a volantinare nel pomeriggio per la città, sono esigue. Morirò laureata, mi sono sempre detta, ed ogni volta che si avvicinava il pensiero che forse era arrivato il momento giusto per realizzare e organizzare l'iscrizione in facoltà, capitava l'evento cambio passo. Sì, il cambio passo, quello che ti manda altrove quando stai per percorrere la strada che avresti voluto solcare da anni. Il muro in faccia a 50 all'ora, lo scambio che ti manda sul binario opposto. Vabbè, la prossima volta, ti dici. Sì, ma ormai il tempo è finito. Tempo scaduto, mia cara. Scordatela la laurea. Accettalo, Lu. Morirai inesorabilmente perito chimico. Ma capotecnico, eh? Non è che una laurea ti distingua, intendiamoci. Ho conosciuto esimi dottori che non valevano nemmeno una cicca usata. A chi sarà studente a breve, però, vorrei dire: prendetevi tutto il vostro tempo e studiate quello che vi piace. Concedetevi il lusso per qualche anno di fare solo gli studenti e assaporatene ogni istante. Non avrete mai più l'occasione per avere quella spregiudicata spensieratezza e vivere del vostro presente. Altrimenti sapete cosa vi accadrà? Perderete quel treno che vi consentirà di partecipare attivamente al cambiamento del mondo. Siete davvero certi di non voler salire? E allora l'elogio di oggi è alla buona scuola. Gli studi alimentano giovinezza e rallegrano la vecchiaia, diceva Cicerone. Nulla è più utile di quegli studi che non hanno nessuna utilità, scriveva Ovidio.